perché Sanremo è Sanremo, perché il Carnevale Sarnese è il Carnevale Sarnese. Grazie. Arrivederci. Perché il Carnevale Sarnese è il Carnevale Sarnese. Riprendendo il celebre motivetto del Festival di Sanremo, abbiamo chiuso così la diretta televisiva dell'edizione 2014 del Carnevale di Sarno. Un'edizione investita anche dalla crisi economica, ma che non ha fermato l'organizzazione del comitato. Dopo il rinvio per maltempo di martedì scorso, ieri non è mancato proprio nulla. C'erano le telecamere di Telenuova, c'erano tanti bambini in strada mascherati come da tradizione, con coriandoli e quant'altro. C'erano intere famiglie di Sarno e altre provenienti da tutto l'agro e non solo. C'erano gli sbandieratori di Cava dei Tirreni, vera novità dell'edizione di quest'anno. C'erano, ovviamente, i carri allegorici che hanno sfilato per tutta la città. La maschera di Alesio, quella che rappresenta Sarno, sul carro dell'associazione 12 Aprile Amici Masseria Nobile. La zingara con Vede e Provvede, carro di masseria della corte, i comitati Acquarossa, Serrazzetta e Fontanella che hanno puntato sui cartoni animati Looney Tunes e l'associazione Masseria Pirocca che ha rappresentato al meglio Biancaneve e i Sette Nani. È stato un successo, grande soddisfazione per il segretario Franco Liguori, per coloro che da sempre sono vicini al comitato organizzatore come la giovane Maria Agovino e tanti altri volti ormai noti di questo carnevale che punta in grande per il prossimo anno, così come si augura il presidente Gioacchino Peluso. Un vero augurio glielo faccio io e un ringraziamento alla televisione Telenuova perché veramente siete stati molto vicini. Ogni volta siamo portati da voi, siete state sempre persone squisite. Io vi ringrazio ancora una volta da Presidente, a lei e a tutti i suoi collaboratori, perché sono state sempre squisite e grazie ancora di tutto. Presidente, l'ultimissima, giù la maschera, inviti le persone per il futuro a venire dentro al Carnevale Sarnese ancora di più. Cioè, tutti si devono sentire partecipi del Carnevale Sarnese, perché è bello comunque che ci sia tanta gente di fuori e non solo i sarnesi. Ma certo, se tutti quanti si abbassano la maschera e collaborano, sarà sicuramente un grossissimo carnevale. Spero di portarla non all'altezza di Viareggio, ma un po' qualcosa da vicino.